Allora, rieccoci qui. Ci sono dei nuovi aggiornamenti importanti per quanto riguarda l'integrazione tra Google Meet e Google Classroom. In particolare, ora non sarà più necessario per l'insegnante creare una videoconferenza e condividere il link di volta in volta con gli studenti. Ora, da Classroom, come vi farò vedere, è possibile creare un unico link per il corso che rimanderà sempre alla stessa videoconferenza dove l'insegnante potrà svolgere le proprie lezioni. Per fare questo, entrati nel corso, ci si sposta sul menu, il simbolo con l'ingranaggio, si scorre fino alle opzioni generali. Arrivati qui, vediamo che c'è il logo di Meet ed è possibile generare un link che sarà abbinato unicamente a questo corso. Si può rendere il link visibile agli studenti oppure no. Apportata questa modifica, si salva. Ora che è visibile un link che può essere utilizzato dagli studenti per collegarsi direttamente nell'ora stabilita dal docente per fare la videoconferenza. Lo stesso link si trova anche nei lavori del corso, vicino al collegamento al calendario e al Drive. Un'icona appare anche da app utilizzando Google Classroom. Vi faccio vedere come gli studenti vedono questo link. Quando lo studente entra dentro la sua classe, trova il link qui, oppure come vi ho spiegato prima, lo trova anche qui. Un'altra funzionalità che è stata inserita è il fatto che lo studente non può collegarsi alla videoconferenza se prima non ci sia collegato anche l'insegnante. Vedete che provando ad entrare mi viene detto che il codice della riunione non funziona. Altra cosa importante che si sta, implementando è la possibilità per il docente di gestire tutti gli account degli studenti che entrano alla videoconferenza e in particolare sarà possibile solo all'insegnante mutare i componenti della videoconferenza e estrometterli. L'ultima modifica importante è quella che impedisce agli studenti di rientrare all'interno della videoconferenza una volta che sono usciti e una volta che è uscito per ultimo l'insegnante. Alla fine di ogni conferenza, quindi, l'insegnante può far uscire tutti gli studenti, può disconnettersi e da quel momento nessuno potrà tornare all'interno della videoconferenza. Questo evita che gli studenti rimangano all'interno a chiacchierare oppure a combinare disastri.